commissario capo della brigata criminale che da tempo sogna la sua rivincita verso il bandito Marcucci, unico superstite di una rapina accompagnata da alcuni assassini. Proprio quando si segnala il ritorno dell'ambita preda, il poliziotto viene interessato alla morte di Nora Elmer, assassino perpetrato da un sedicente Minos, un maniaco deciso a uccidere tutte le donne che si avvoltolano nel fango della lussuria. Incerto su quale dei due casi affrontare, Letelier insegue Minos e uccide Marcucci. Ma nel frattempo alla prima vittima si aggiungono Germanie, Elenè e Pamela. Dunque, nonostante qualche inverosimiglianza, il film è un riuscito poliziesco all'americana, la cui validità spettacolare è posta nel vertiginoso ritmo, nella calibrata alternanza di momenti di tensione e di altri di frenetica azione, nella magistrale prestazione del Belmondo che audacemente affronta senza rete e senza controfigure scene acrobatiche varie. Il lavoro tipicamente offerto come spettacolo non sottintende temi consistenti e passa inosservato sia quale condanna del crimine sia nel movente di rivalsa personale del protagonista, ma tuttavia nuociono alcuni elementi nelle immagini e nei dialoghi. Certe scene di cruda violenza, talune espressioni volgari e soprattutto la discutibile affermazione proposta tramite lo psicanalista secondo cui la schizofrenia per impotenza deriverebbe dalle barriere o tabù posti alla vita sessuale nel corso della preadolescenza. Il film è un dramma poliziesco con Jean-Paul Belmondo, Alberto Maria Merli, Charles Denner, Rosie Ward, Jean Martin e Lea Massari. La regia di Henry Verneuil si segnala la colonna sonora di Ennio Morricone, 125 minuti, origine Francia, 1975. Signori, grazie per l'attenzione, buona visione e alla prossima recensione. Ah, colgo l'occasione per salutare i cari amici Tindera e Luca. Grande abbraccio, buona serata. Thank you.